«Tante, tantissime moto, oltre un centinaio, tutte con a bordo amici di Mattia Panarella, il diciassettenne morto nella serata di sabato scorso sulla regionale a Valliera, a poche centinaia di metri da casa, in un incidente stradale. Un lungo corteo che prima ha raggiunto la chiesa della Frazione, teatro della cerimonia funebre, straziante ma piena di amore per questo ragazzo scomparso nella giovinezza della vita». Quindi ha accompagnato il passaggio del feretro sgasando e salutando un adolescente che amava profondamente i motori. Un momento toccante, dolce e dolorosissimo: in mezzo, un lungo applauso che sapeva di pianto, affetto e commiato. Sul ferretro bianco i messaggi dei tantissimi amici e sopra, posato con la delicatezza di chi è consapevole di quanto e quando un gesto possa essere definitivo, il casco che aveva accompagnato il giovane in tanti, tanti viaggi. Hanno voluto esserci tutti, centinaia e centinaia di persone, accorse per un momento avvertito dal paese come estremamente importante, fondamentale. Si sono stretti a una famiglia distrutta dal dolore. Una grande fotografia di Mattia attorniata di fiori era lì a salutare tutti coloro che erano giunti per lui, palloncini bianchi sopra la scritta che componeva il nome del ragazzo e la musica del coro che ha accompagnato per tutta la durata della liturgia questo lungo, straziante addio.